Quando siamo in onda il ponte sarà già aperto, proprio siamo venuti negli ultimi preparativi, infatti abbiamo beccato il vice sindaco di Grado a fare le pulizie. Allora, senti, ponte che riapre per Pasqua. Beh, una bella notizia per il turismo, non tanto perché le persone con il ponte aperto affluiscono in maggior numero, quanto perché il traffico sarà più snello, vista l'affluenza che abbiamo avuto anche nell'ultimo weekend nella direttrice di Monfalcone. Quindi un'ottima notizia, il ponte sarà aperto nei tempi previsti, chiuderà poi ancora una decina di giorni per alcuni lavori finali e poi sarà definitivamente aperto. C'è da dire che comunque 10 giorni di ritardo sommato rispetto a quello che vediamo in Italia, insomma, la ditta ha rispettato il cronoprogramma. Sì, i lavori sono di Friuli Venezia Giulia Strada, non sono del comune di Grado, si sono comportati davvero bene con il territorio, hanno tenuto informata costantemente l'amministrazione e i cittadini. I lavori si sono conclusi nei tempi previsti e un di più, diciamo, è appunto che sì, alcuni giorni di ritardo a causa del maltempo e del burian che abbiamo avuto, ma apre per Pasqua, quindi il periodo di Pasqua, il periodo di grande affluenza turistica, il ponte è aperto e consentirà ai turisti e visitatori di fare la panoramica a cui lei è grado. Di porte aperto per tutti? Il Ponte è aperto per tutti, ponte fa il ponte, quindi. certo, fa il suo lavoro. Sarà aperto anche dal 6 al 9 marzo, nel quale avremo la settimana della donna, Grado Isola della Donna, che è una manifestazione molto importante a cura dell'assessorato alle pari opportunità, che premierà anche una triestina, la Klugman. Grosso modo il ponte, dopo questi ultimi 10 giorni di Il ritocchi. 20 aprile, adesso le date non è Sì, dai, scusa. utile darle perché poi uno arriva e ha detto: ho visto l'intervista, però diciamo che chiuderà verso metà aprile, ancora per una decina di giorni.